Chiacchiere della vigilia, gara che promette di regalare spettacolo anche in campo oltre che sulle tribune. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Sariatti impronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, Lele. Quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni, Pier. E sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Partiti. Rabiot se l'è bevuto. Conclusione sul fondo, potevano mettere il match già in discesa. Rischia di condizionarla, la sua prova. Non è stato abbastanza freddo in questa circostanza. Gli ruba il pallone con questo intervento. C'è grande interesse per la prova del Gallo Belotti. I suoi gol potrebbero essere Guardala bene questa, occhio, Attenzione, occasione importante. Oh, la blocca senza problemi il portiere. Fortunato, si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione sprecata. Sono andati a un passo dallo sbloccarla. Merito del portiere, se siamo ancora sullo 0-0. Piazza. Arbitro che fischia il fallo. Può correre lungo l'out. Difesa protagonista, qui recuperano palla. Palla recuperata bene grazie al pressing. Vuole rimbucare. Portiere può respingere, pallone che resta lì. Attenzione, pericolo! Occhio perché se ne va. Prova! Palla che sfiora la traversa. È stato sfortunato, era quasi gol. Piazza. Lukic. Ansaldi. Vediamo cosa fa ora. Sale Ansaldi. Palla che è uscita, ci sarà la touche. C'è spazio per il cross. Sale Ansaldi. La mette in mezzo. Colpo di testa disinnescato senza problemi dal portiere. Conclusione debole, nemmeno tanto angolata. Difficile che potesse entrare. Rabiot. Chiesa. Si accentra. Gran dribbling. Azione che si spegne, palla comoda per il portiere. E arriva il fischio dell'arbitro, punizione. Lukic. Ansaldi. Marcatura da rivedere. Buona qui la lettura del difensore. Hanno spazio per andare in contropiede. Difesa avversaria piazzata male qui.
poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Qui prestazione sottotono per lui. Hai ragione Pier, la lettura è giusta. Da lui ci si aspetta la giocata decisiva in fase d'attacco. Al momento però non è riuscito nemmeno a impensierirlo il portiere. Deve cambiare qualcosa. Potrebbe essere proprio una sua giocata a sbloccare questo equilibrio. Beh, dato sul possesso palla parla chiaro. Equilibrio totale in campo. Una partita povera di emozioni. Nessuno rischia, nessuno vuole scoprirsi. Cercano di speculare sul pareggio. Oppure aspettano un errore per colpire e sbloccare il risultato. Troppo poca costruzione fino a qui. Prova ad affondare Federico Chiesa. Manovra interrotta dagli avversari. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol della squadra ospite. 1-0, cambia la storia del derby. Hanno messo la freccia poco prima di rientrare negli spogliatoi grazie al gol che stiamo rivedendo. Una rete che potrebbe anche affossare il morale della squadra avversaria. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. È iniziato il conto alla rovescia, 60 secondi da giocare. Recupero minimo, quello concesso dal direttore di gara. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Gran primo tempo. Primo possesso palla della ripresa per il Torino. Sale Ansaldi. Ottimo recupero di Bonucci. C'è campo per la ripartenza. C'è spazio per lui. Gioco fermo, poteva nascere qualcosa di interessante qui. Peccato, ma è scattato troppo in anticipo. Brenner, Mandragora, serie prolungata di passaggi per il Torino qui, non può sbagliare, chance dalla bandierina, caccia del pari, ecco il cambio per provare a rimettere almeno in parità la gara. Occhio al tiro della bandierina. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ha letto molto bene la traiettoria. Lukic. Mandragora. Ha spazio, prova. Conclusione sporcata. Ecco Rabiot. Buon possesso palla, cercando spazi. Cerca il compagno con questo cross teso. Pallone controllato facilmente dal portiere. Brutto passaggio questo. Ottima idea di Kane verso il compagno. Non ci sono dubbi, fuori gioco, peccato per loro perché poteva essere un'azione interessante. Non ha letto bene il movimento della difesa, Pier. Doveva attendere il movimento giusto per inserirsi invece di scattare subito in avanti. L'allenatore sceglie dunque questa soluzione, vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Entra in campo con il numero 7, Simone Zaza. Porta palla. Si guarda attorno per cercare una soluzione. Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta.
Occhio al corner. Occhio al tiro. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Una parata che vale come un gol, quella sfoderata dal portiere sulla conclusione di prima. Clamorosa. Davvero, un intervento come non... Occhio qui, può concludere. Palla in gioco. Rabiot. Decisiva la chiusura qui, sarà calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Portiere sicuro sulla traiettoria. Torino che prova ad affacciarsi in avanti per recuperare lo svantaggio. Si alzano dalle tribune i cori dei tifosi granata all'indirizzo dei propri giocatori. Ha spazio per andare. Il Gallo Belotti. Zaza. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Entra con il numero 77, Carol Linetti. Avvicinamento nelle file della formazione. Palla messa in mezzo. Ha scelto la precisione, ma ha fallito una palla gol clamorosa. Ma Pier, l'errore nella scelta, non c'era abbastanza spazio per farla girare, doveva andare di potenza. Secondo me avrebbe almeno inquadrato lo specchio da lì. Chiesa. Interessante la verticalizzazione qui. Azione che sfuma. Hanno a disposizione un corner per trovare il doppio vantaggio. Occhio al tiro dalla bandierina. Straordinario stacco di testa. Rivediamolo il gol, tutto è nato da questo tiro dalla bandierina, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Occasione d'oro. Decisivo il contrasto per impedire all'attaccante di tirare. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Verdi. Linetti. Intervento duro ma corretto. Ken. Arthur. Palla per Quadrado. Grande intervento del portiere. La mette in area. C'è la respinta ma non è finita. Non c'è più tempo, fanno festa i tifosi ospiti per questo successo nel derby. Un successo netto, convincente, hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco costruita. Sembrano trovarsi occhi chiusi a volte in campo, si vede la mano del tecnico.